Viene ritirato il bando, questo è l'impegno, per cui è un bando che non regge. Ci sarà un affidamento a Irpinia, Irpinia Ambiente. Dopo mesi finalmente arriva una buona notizia per i lavoratori dell'ASIDEP. Per la prima volta c'è una schiarita sul futuro dei 55 lavoratori, grazie al tavolo di concertazione che si è riunito in prefettura. A Palazzo di Governo presente anche l'assessore regionale al lavoro, Antonio Marchiello, che ha assunto impegni concreti. In medio tempo, e non si aspetterà l'anno, si farà una procedura per chiudere il percorso per tutti. I lavoratori devono avere subito uno stipendio, che so che da 3 mesi non prendete stipendio. Mi aiutate? Vabbè. Io ho detto è Natale, quindi vale la pena di capire. Il presidente si è impegnato. Dopodiché la speranza è nella serietà degli uomini, ma noi siamo addosso. Quindi noi ci sentiremo anche col magistrato se dovessimo chiedere un'ulteriore proroga. Non ci fermiamo. Io ho un ruolo in regione e vale per tutta la regione. A questo risultato si arriva grazie alla tenacia del prefetto che in questi mesi non ha mai mollato, facendo pressioni verso il presidente dell'ASI, Pasquale Pisano, che in qualche occasione è stato richiamato proprio dal prefetto Paolo Aspena, rispetto al mancato mantenimento di impegni assunti durante i diversi incontri che si sono tenuti in prefettura. Alla perseveranza del prefetto si è unita la dura battaglia del sindacato e dei lavoratori, che per mesi non hanno mai mollato, difendendo in tutti i modi i posti di lavoro, senza risparmiare dure critiche, presidente. Di ASI, ASIDEP accusati anche questa mattina di essere responsabili di questa situazione.